Gli effetti benefici della dieta mediterranea sono ormai noti a tutti. Negli ultimi anni, però, i cambiamenti culturali e sociali hanno fatto diminuire l'interesse verso questo tipo di alimentazione. Scopo del progetto, coordinato dalla professoressa Silvia Vincenzetti della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, è quello di aumentare la consapevolezza dei consumatori sulle proprietà nutrizionali di specifici alimenti, anche attraverso azioni correttive con la progettazione di alimenti funzionali. Dunque, Tour for Medlife è un progetto europeo prima, dell'area tematica Agro Food Chain, ed è un progetto che vede Unicam come capofila. Abbiamo un'altra università italiana coinvolta, che è l'Università della Basilicata, e partner europei, quindi partner croati, spagnoli, portoghesi e due partner turchi. Tra il personale Unicam coinvolto, oltre a me, abbiamo anche la partecipazione delle professoresse Valeria Polzonetti, Stefania Pucciarelli, Giorgia Vici, Barbara Re e il professor Paolo Polidori. Tour for Medlife ha lo scopo di valorizzare la dieta mediterranea, che sappiamo che è noto, insomma, che ha degli effetti molto importanti per la salute umana. Tuttavia recentemente si è riscontrato, a causa anche dei cambiamenti sociali e culturali, un certo distaccamento nei confronti di questo tipo di dieta mediterranea, e che ha comportato anche delle carenze nutrizionali che sono proprio di nutrienti che sono proprio fondamentali per questa dieta. La Tour for Medlife ha lo scopo, appunto, di implementare delle azioni correttive al fine di spostare la popolazione verso scelte, alimentari più aderenti alla dieta mediterranea. E questo verrà fatto attraverso tre tipologie di intervento che sono tra di loro interconnesse. Nella prima tipologia saranno effettuate delle indagini nutrizionali sulla popolazione mediterranea, quindi saranno utilizzati i partner del progetto, praticamente che si affacciano sul bacino del Mediterraneo. Verranno quindi valutate le abitudini nutrizionali di questa popolazione, le eventuali carenze nutrizionali e l'aderenza alla dieta mediterranea. Sulla base di questi risultati saranno implementate, appunto, quelle che sono le azioni correttive, che sono la progettazione di nuovi alimenti funzionali derivati dalla dieta mediterranea, arricchiti con molecole bioattive, in modo da coprire il fabbisogno nutrizionale. Tra questi saranno prodotti degli oli extravergini di oliva arricchiti con vitamine liposolubili, in particolare la vitamina D, dei formaggi a basso contenuto di grassi con un sostituto di un polisaccalide vegetale che ha anche una funzione prebiotica, e delle bevande derivate dal latte, quindi bevande a base di siero di latte arricchite con questi composti funzionali, poi latti fermentati arricchiti con acido folico e vitamina D e snack al formaggio prodotti con tecniche salutistiche alternative. E oltre a questo, un'altra azione correttiva è quella di progettare dei toolkit educativi, che sarebbero, appunto, degli strumenti educativi per far spostare la popolazione verso dei comportamenti più aderenti alla dieta mediterranea. E questo verranno progettati tenendo conto di canali di comunicazione tradizionali, quindi ad esempio giochi da tavolo, giochi con le carte, ma anche alternativi tipo ad esempio app, piattaforme learning e i cookbook, in modo tale da essere il più possibile inclusivi e di prendere quanto più possibile una larga parte della popolazione. Quindi in sostanza lo scopo del progetto è quello di aumentare nella popolazione la consapevolezza verso una scelta alimentare più spostata verso la dieta mediterranea, di avere una maggior consapevolezza anche di come le scelte alimentari possono avere anche un impatto ambientale e di come poter coprire il fabbisogno nutrizionale della popolazione.